Eccoci qua ragazzi, belli siete, buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti e ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nike nella casa del pane e baluni in questo nuovo video della classifica. Parleremo della quindicesima giornata, anche se ci sono altre due partite da giocare. Facciamo il punto sulla classifica. Innanzitutto buon lunedì a tutti quanti, buon lunedì 11 dicembre a tutti quanti, si avvicinano le feste, perciò tutti belli pronti a festeggiare. Detto questo, vi chiedo scusa per il cappellino, però ragazzi, vi assicuro, ma ve lo assicuro veramente, che è meglio così. È meglio il cappellino perché quello che c'è sotto dal cappellino è improponibile. Oggi, lunedì 11 dicembre, è improponibile. C'ho dei capelli che non si possono vedere, perciò è meglio il cappellino. Dopo questa possiamo anche andare avanti. Dai, ragazzi, allora facciamo il punto della classifica. Prima di cominciare, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale. Mi raccomando, è gratuito, non costa nulla. Iscrivetevi al canale. Se vi va, attivate la campanella così non vi perdete mai nessun mio contenuto. Molto importante rimanere sempre sul pezzo, perciò la campanella, la notifica serve a quello. Mettete un bel likeettino per sostenerlo e soprattutto, ragazzi, scrivetemi la vostra nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questa classifica, come secondo voi è andata questa quindicesima giornata. Dai ragazzi, mi piace. Io li leggo tutti i messaggi, anche se poi non rispondo evidentemente a tutti perché sono veramente tanti, ma li leggo tutti, perciò non vi preoccupate che li leggo, ci tengo molto. Se vi va seguitemi su Instagram, ho un gruppo Telegram, seguitemi sul canale dei Giorgia, soprattutto sul canale dei Giorgia, mi raccomando. Nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link, mi raccomando. Venite a trovarmi anche di là. Detto questo, partiamo, mettiamo gli occhiali. Ecco qua. E partiamo dal basso come al solito. Salernitana che chiude la classifica al 20° posto, 8 punti. Ha perso anche ieri in casa contro il Bologna. Ecco, la Salernitana deve fare una cosa, però, al di là che bisogna darsi una mossa. Ieri poi non ha giocato malissimo. Incontrava un Bologna veramente in salute, che poi dopo vedremo perché insomma è in una situazione ottima il Bologna, però insomma. È anche difficile riuscire a risalire la china se poi dopo regali, perché i due gol del Bologna, per quanto il Bologna abbia meritato, sono stati regalati, disattenzione, il portiere che la mette lì, il difensore che gliela passa, insomma Zirkzee è uno che poi non perdona, perciò la Salernitana da quel punto di vista già fa molta fatica, se poi anche regali e parti con l'handicap dell'1-0, del 2-0, perché regali gol diventa difficile. Da quel punto di vista bisogna che si dia una svegliata, almeno sull'attenzione. Poi i limiti di questa squadra li conosciamo, però qualcosa in più lo può fare, almeno sull'attenzione, perché sennò diventa difficile il campionato della Salernitana, devo essere sincero. Perciò per poterla giudicare deve comunque iniziare ad avere l'attenzione giusta per poter gareggiare in Serie A. Passiamo al Cagliari. Cagliari non ne parliamo perché comunque è una di quelle squadre che giocherà stasera contro Sassuolo, però ha un'opportunità pazzesca perché vincendo stasera addirittura scavalcherebbe tre squadre e da penultima andrebbe a sest'ultima. Perciò, insomma, sarà una partita veramente anche soprattutto da guardare, perché poi comunque le partite a Cagliari non sono mai banali. Vabbè, ne parleremo. Il Verona, terzo pareggio consecutivo. E lì terz'ultima chiude la classifica, pari punti con l'Empoli, però l'Empoli ha una partita in meno perché è un'altra squadra che giocherà oggi con Lecce e pareggia contro la Lazio, insomma gol dell'ex insomma nelle ultime partite il Verona è vero che non ha perso ma non ha neanche vinto e per poter muovere la classifica bisogna assolutissimamente aggiungere una vittoria qua e là ogni tanto, se no diventa difficile, anche se poi dopo non esci sconfitto dalle partite, ma rimani sempre in quella zona là, nonostante gli altri veramente facciano veramente tanta fatica. Però insomma vedremo poi come andrà stasera, ma Verona deve dare qualcosina in più per levarsi da quella situazione lì. Dopo un inizio pazzesco, veramente è calata tanto 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 tanto. Io non so quando è stata l'ultima volta che ha vinto, forse a inizio campionato. Vabbè, comunque detto questo, vedremo come andrà a finire. L'Empoli abbiamo già detto, ne parleremo perché è a pari punti col Verona, ma dovrà giocare appunto contro il Lecce, uno scontro, una sorta di scontro diretto. Udinese 12 punti, l'Udinese ha
Cosa ha fatto l'Udinese? Cosa ha fatto l'Udinese? L'Udinese ha vinto una partita in Serie A San Siro, ma non quella di ieri. No, no, non ha vinto quell'altra. Quella di ieri ha preso una legnata che dopo, nel primo tempo erano già 3-0, va bene, qualcosa di clamoroso. Va bene, non si può dire nulla. L'Udinese sta andando male e questo è sotto gli occhi di tutti. Al di là della partita dell'altro giorno a San Siro con l'Inter, in questo momento affrontare l'Inter è difficile per tutti, soprattutto per l'Udinese, perciò deve fare qualcosina in più. Male, male perché chiude questa, in questo momento è in zona salvezza, però insomma gli altri devono giocare, ma al di là di questo sta facendo veramente male per quelle che sono la qualità dei giocatori che ha l'Udinese e per il blasone della società, nel senso l'Udinese negli ultimi anni ha fatto veramente grandi cose. Perciò male, 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 bisogna che si dia una svegliata. Passiamo alla zona di centro, come si suol dire. Genoa e Sassuolo, 15 punti a pari merito, il Sassuolo deve ancora giocare. Il Genoa ha perso contro il Monza, ci sta, ragazzi, perdere contro il Monza, soprattutto in casa del Monza, anche se poi è stata una partita, secondo me, l'ho vista, no? Secondo me ci stava anche il pareggio, ci stava il pareggio, sì, qualcosina in più il Monza, ma ci sta, giocava in casa, poi il Monza è una squadra che gioca bene, che oramai sembra quasi una veterana in Serie A, nonostante il suo secondo anno, però insomma è molto sul pezzo. Detto questo, ha avuto anche l'occasione per poterla pareggiare. È stata una partita, secondo me, quella era una partita 0-0. Poi è uscito sto gol del Monza e subito dopo il Genoa poteva pareggiarla. Se l'avesse pareggiata non avrebbe rubato nulla, perciò sta facendo un campionato, secondo me, buono per essere una neopromossa. Deve stare attenta a non entrare in quel vortice lì poi di bella squadra ma che non fa punti, perché nelle ultime 3 partite ne ha fatte solo uno e insomma un po' pochini, no? Nel senso, poi dopo sei bello, tutti ti fanno i complimenti, però poi dopo inizia a scendere e entri in quel vortice lì. Deve stare attento, bisogna che si dia una svegliata. E vedremo, vedremo. Però secondo me Genoa, per come gioca, per come la fa giocare Gerardino, può riprendersi benissimo. Perciò vedremo. 16 punti in Lecce, appunto. Passiamo avanti perché dovrà giocarsela con l'Empoli oggi pomeriggio, sul tardo pomeriggio. Frosinone 19 punti. Il Frosinone, cosa ha fatto il Frosinone? Contro chi ha giocato? Ah, Frosinone 0-0 contro il Torino, partita classica partita del Torino, no? Le partite che sono proprio molli, molli, molli. Infatti, Frosinone e Torino sono 19 punti Frosinone e 20 punti il Torino. Vabbè, il Torino arrivava da una mega vittoria contro l'Atalanta, adesso a parte gli scherzi, li aveva vinto 3-0. Poi il Torino è una squadra da 0-0, una squadra che fa giocare male, fatica a segnare, a parte la settimana scorsa che con l'Atalanta ha fatto 3 gol. È stata una partita abbastanza molla, molla, moscia. Un po' sorprendente perché Frosinone è una squadra che si apre sempre molto, concede ma attacca, perciò le partite del Frosinone non sono mai banali, non sono mai prive di gol. Mi sa che il Frosinone, questo è il primo 0-0 che fa, non vorrei sbagliare, magari fatemelo sapere qualcuno se lo sa nei commenti, ma mi sa che è il primo 0-0. Il Frosinone difficilmente non fa o non fa fare gol. Detto questo, è stata una partita monotona tra Frosinone e Torino, e comunque la classifica è buona, no? È buona. Il Frosinone è lì a 19 punti, insomma, neopromossa, è lì bella, bella tranquilla. Il Torino si è ripreso dopo un inizio un po' così così, bisogna che faccia qualcosina in più, però vabbè, ci sta, 20 punti e bene, bene. Passiamo a Lazio, 21 punti, pari al Monza. La Lazio che non va oltre l'1-1 contro Verona, che veramente in questo periodo è poca roba. Bisognava che la Lazio riuscisse a vincere perché è indietro. Oramai la qualificazione in Champions League l'ha già ottenuta. Deve dare qualcosina in più in campionato perché deve recuperare un sacco di punti che non ha fatto all'inizio, perciò sta faticando un po' di più. Le due romane hanno iniziato male tutte e due, ma poi una si è ripresa, mentre la Lazio no, è molto altalenante. Insomma, contro il Verona bisognava vincere, soprattutto poi quando passi in vantaggio, insomma, non ti devi far recuperare così. Detto questo, è così. Quest'anno l'anno della Lazio sarà così, molto 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 altalenante.
Il Monza invece 21 punti, ieri ha vinto sul finale una partita da 0-0 che poi porta a casa meritando, nel senso che ci stava lo 0-0, il Genoa non ha demeritato, però insomma non è che ha rubato nulla al Monza, la partita sostanzialmente ha fatto qualcosina in più e il vantaggio possiamo dire che se l'è meritato, no? Perciò 21 punti buoni, Monza parte sempre per la salvezza, dicono, no? Perciò se sei a 21 punti alla quindicesima giornata hai una buona media di punti e sei in una situazione ottima, anche perché insomma hai soltanto 2 punti più avanti un'Atalanta a 23 punti che ha battuto il Milan, che in questo momento è fuori dalla zona Europa, però insomma è una zona Europa molto stretta, perché adesso l'Atalanta ha 23 punti ed è fuori ottava. Però è lì vicina alle altre. Detto questo, fa una partita pazzesca contro il Milan, dopo, soprattutto nel periodo che stava affrontando, perché arrivava nelle ultime 5 partite, l'Atalanta ha fatto una vittoria, quella dell'altro ieri, però arrivava da 3 sconfitte e un pareggio, pochissimi punti, crisi nera, e si riprende da... ma poi sostanzialmente è una partita meritata, io devo essere sincero, l'Atalanta l'ha voluta di più la vittoria, l'ha cercata di più, ha giocato per vincere, perciò sostanzialmente sì, è arrivata al 95esimo minuto, ma la meritava decisamente molto molto prima. E poi quando la chiudi con un gol del genere di tacco non si può dire niente, è una bellezza incredibile quel gol lì, perciò. Ma detto questo, l'Atalanta però deve riprendersi, se vuole conquistarsi un posto in Europa. Deve riprendersi, adesso vediamo se si è ripresa dalla crisi o se ha affrontato una squadra che è più in crisi di lei, e vedremo più avanti, però la vittoria aiuta molto, ragazzi, aiuta molto. Passiamo ai piani alti, alle prime sette, alle famose sette sorelle, Fiorentina, Napoli, 24 punti a pari merito, Fiorentina che ieri non va oltre l'1-1 in una partita indegna, non della Fiorentina, ma è della partita in sé, nel senso che la Fiorentina poi ha cercato di fare la sua gara come fa di solito, ma ha sbattuto contro una squadra che fa sempre solo un sacco di casino. Però insomma 24 punti è lì ed è molto vicina, perché diciamo che la zona Champions League è il quarto posto è a un punto, perciò ci sono tante squadre è lì, perciò la Fiorentina sta facendo la Fiorentina, cioè io mi aspettavo questa Fiorentina quest'anno, già l'anno scorso mi aspettavo una Fiorentina potesse gareggiare per il quarto posto, poi è uscita alla lunga la Lazio che ha fatto un grande campionato, quest'anno sta facendo il suo, è lì, è vicino, insomma, è vero che poi ci sono sempre le competizioni europee di mezzo, che le fatiche poi soprattutto quando arriverà marzo si faranno sentire, però la Fiorentina è là, e il suo lo sta facendo, è una posizione di classifica veramente ottima. Napoli invece, 24 punti di Napoli sono un po' pochini per i campioni d'Italia, oramai è crisi nera, sembrava che la cura Mazzarri avesse portato un po', sì, qualcosa ha portato, però diciamo che fa molta fatica, ma poi soprattutto il Napoli, al di là delle sconfitte, le ultime due, che poi contro l'Inter è stata netta, però nella partita, se si analizzano le partite in sé, il Napoli non inizia male, qualche occasione l'ha avuta anche sia con la Juve ma anche con l'Inter, al di là poi del punteggio di come è finita, però insomma è sul pezzo, si perde, non concretizza, e poi le partite sappiamo che possono prendere delle pieghe un po' così e così, però diciamo no, non è che il Napoli è proprio è in crisi, male perché i punti che ha sono pochi per quello che ha fatto vedere l'anno scorso e per la squadra che è. Però può fare, cioè, si può riprendere, basta poco, basta l'input, basta iniziare a vincere magari uno scontro diretto che ti fa. Purtroppo lì è venuto a mancare, perché il Napoli, al di là che è andato a vincere a Bergamo, che insomma non è semplice, però poi gli scontri diretti col Milan all'ultimo, però il Milan è una squadra in crisi, un po' come il Napoli. Con l'Inter ha perso, con la Fiorentina ha perso, se non sbaglio, con la Juve ha perso, insomma. Ci vorrebbe una bella vittoria per far entrare un po' più di entusiasmo al di là dei cambiamenti. Poi vedremo come andrà a finire, però insomma sono un po' pochini secondo me per il Napoli, 24 punti, perché io la davo favorita per lo scudetto. Per me Inter e Napoli erano le due favorite, perciò ok che l'Inter sta volando, ok che c'è la sorpresa Juventus che sta tenendo,
Però il Napoli io me l'aspettavo là, cioè, anche con qualche problema in più, ma lì ora è troppo in basso, anche se poi vediamo che i punti sono pochi, però è troppo in basso. Passiamo al Bologna, 25 punti pari alla Roma, il Bologna è quarto in classifica, è sotto la Roma solo per differenza reti, ma settimana prossima c'è lo scontro diretto, se non sbaglio Bologna-Roma, diciamo, i 25 punti del Bologna non c'è da dire, non, sono qualcosa di clamoroso, sono veramente un lavoro pazzesco di Thiago Motta, ma dei giocatori che lo seguono, di come gioca, veramente qualcosa di veramente, veramente clamoroso e addirittura settimana prossima con uno scontro diretto, con un'eventuale vittoria potrebbero addirittura essere in solitaria dopo 16 partite, non è una cosa poi così, cioè ragazzi è vero che il campionato è lungo, ma è anche vero che 16 partite è quasi un girone, non è più, insomma, tu sei lì a lottare per il quarto posto. Insomma, il Bologna sta facendo veramente grandi cose. Ieri ha vinto a Salerno, una partita difficile, però è riuscita, ragazzi, è riuscita a tenere. Allora, se uno vuole, lo fa 2-1. Insomma, il terzo gol in una partita è sempre molto importante. Quando una squadra è 2-0, se fa il terzo gol, la chiude. Se non lo fa e prende il 2-1, poi è difficile. Invece sono riusciti a tenere, hanno anche il carattere per tenere una partita molto difficile. Ragazzi, in Bologna gioca veramente. Io non so il Milan come abbia fatto a vincere a Bologna all'inizio. Insomma, meno male che è arrivata all'inizio con la partita, perché oggi incontrare il Bologna veramente è molto difficile. Roma 25 punti come il Bologna, ma sono due cose diverse. Meritati, non dico che la Roma quei 25 punti li ha rubati, assolutissimamente no, meritati. Il problema è che il problema della Roma, se vogliamo parlare della classifica, tutto bene, sono lì meritatamente, le loro partite le hanno vinte in maniera meritata. Io sono uno che da sempre non mi attacco a chissà quali cose, per me è tutto meritato. Quello che non mi piace della Roma è quello che si crea. Ogni qualvolta che c'è una partita della Roma, tu devi armarti di pazienza e dire: vabbè, tanto prima o poi, a un certo punto della partita, qualcuno parte, qualcuno sbrocca. Io non ho capito perché ad ogni partita della Roma, quando meno te lo aspetti, prima o poi qualcuno parte, sbrocca, basta, e succede alla qualunque. Ieri una partita che, insomma, va bene, 1-0 della Roma, meritato, poi è arrivato il pareggio, non è arrivato subito il pareggio, poi a un certo punto la Roma ha iniziato a sbroccare, falli, espulsioni, proteste, è sempre una cacciara, veramente è diventato anche nauseante tutto ciò. No, tanto se lo dici poi si offendono pure, sembra quasi che sono loro i primi a dirlo, però se lo dici tu si offendono, è la realtà, ragazzi. A me spiace perché poi la Roma, quando vuole, gioca anche bene, i giocatori ce li ha. Io vi nomino soltanto 3-4 giocatori: Dybala, Lukaku, Pellegrini, El Shaarawy. Rientrerà prima o poi Abraham. Ecco, la squadra ce l'ha la Roma. Non c'ha bisogno di fare sempre tutto sto casino. E invece no, vabbè, detto questo, sono 25 punti meritati, vedremo come andrà a finire. Sicuramente non sarà facile settimana prossima perché contro il Bologna, a Bologna, con Lukaku che ti mancherà perché si è fatto espellere, ti mancherà anche, come si chiama, l'altro ragazzo che si è fatto espellere, Dybala, vediamo se si riprende perché si è infortunato. Insomma, non sarà semplice, vedremo come andrà a finire, però sarà un gran bello scontro da guardare. Arriviamo alle prime tre, ragazzi, alle prime tre. Milan 29 punti. Una trambata anche ieri, l'altro ieri, sconfitta contro l'Atalanta Bergamo, meritata. Io non so più che dire, ragazzi, cioè, vedete, il Bologna è riuscito a tenere il suo risultato, ma tu sei riuscito a pareggiare. Neanche meritatamente, perché l'Atalanta poteva fare il 3-1 e ha meritato la vittoria, la meritava. Si è riuscito a pareggiare, ma non si possono fare certi errori, farsi espellere in quella maniera, non riuscire a tenere il risultato 2 minuti che mancano alla fine. Ragazzi, il Milan non c'è qua, non c'è più qua, e oramai la lotta, lo scudetto,
anche prima era molto remota, però insomma se riuscivi a rimanere lì potevi pensare che magari poteva cambiare qualcosa con l'anno nuovo. Così la distanza è veramente esagerata, il Milan deve cercare di riprendersi, di ritrovare se stesso e di consolidare quella posizione lì, di non cadere nel vortice della quarta in classifica, perché adesso ce l'hai a 4 punti, però poi dopo ci sono una serie di squadre che sono tutte là, perché tu c'hai a 4 punti Roma e Bologna, a 5 punti Napoli e Fiorentina e a 6 punti l'Atalanta, cioè sono tutti lì, cioè devi cercare di consolidare il terzo posto, speriamo in bene, speriamo che rientri qualcuno, insomma una classifica poi sostanzialmente che ci sta del Milan, perché per me io la davo comunque come terza del campionato, nel senso a livello di forza per me l'Inter è più forte, vedevo Inter e Napoli, poi vedevo Milan, Roma, Atalanta, Roma, Juventus, scusatemi, perciò ci sta come terza, deve consolidare quella situazione lì, perciò speriamo che si riprenda, vediamo quando rientra poi vari Leao e quant'altro, e la difesa soprattutto. Passiamo alla Juventus, seconda in classifica, 36 punti, vince anche contro il Napoli e non si ferma più, hanno una media pazzesca, quelle due davanti, uguali perché negli ultimi 5 sono 4 vittorie e un pareggio, appunto lo scontro diretto tra quelle due, 36 punti la Juve, insomma non c'è nulla da dire, è vero, non è bella da vedere, è vero, riesce a portare a casa, però insomma quando poi diventa continua questa cosa qua. Io dico che prima o poi non durerà alla lunga, però insomma, i giocatori della Juventus sono entrati proprio, sono proprio sul pezzo di questo modo di giocare e lo fanno bene. Dico, continuo a rimanere dell'opinione che non può durare a lungo, perché su un campionato di 38 partite difficilmente riesci sempre poi a svangarla col gollettino, con l'avversario che si dimentica di segnare davanti alla porta, con quello che ti pareggia e poi si addormenta all'ultimo secondo e ti rifà segnare, ti pareggia a 2 secondi alla fine e poi si fa segnare. Insomma, difficilmente ci vuole qualcosa di più. Se inizio a vedere anche qualcosa di più nella Juventus, allora sì, in questo momento. Quello che alla Juve l'ha meritatamente portato a casa, ma sempre nella stessa maniera. Non ho mai visto una vittoria esagerata, netta nei riguardi dell'avversario. È sempre stato così, a pari e è portata a casa. Poi dopo la palla è rotonda e può girare anche al contrario. La Juve sostanzialmente è quella dell'anno scorso. C'ha soltanto Weah in più che non gioca mai, perciò quella è la Juventus. E se poi dopo la palla gira e gira nel senso contrario, vedremo come riuscirà a reagire. Per il momento è là, però nulla da dire, perciò i suoi 36 punti li ha fatti. Arriviamo alla prima in classifica, ragazzi, 38 punti, è vero, sono solo 2 punti di differenza. Uno dice, ma come fai a dire? Ma se voi guardate le partite, vi rendete conto, cioè tu quando guardi la partita dell'Inter ti rendi conto che da un momento all'altro la squadra avversaria è sempre in affanno con l'Inter. È sempre in affanno. Come inizia la partita? Già dopo pochi secondi, dopo 1 minuto, dopo 2, la vedi già in affanno la squadra avversaria. L'Inter ti mette là, fa la partita, gioca, fa gol, miglior difesa, miglior attacco, miglior tutto. Insomma, sono 38 punti. Anche solo 2 punti, ma sono 38 punti differenti da quelli della Juve. Per questo mi viene da dire che è la super favorita di questo campionato. E difficilmente può una squadra del genere, anche con un eventuale calo futuro, perdere questo campionato. Perché sta andando, a parte che ha una media incredibile, ma sta andando proprio. E come le vince? Io non ho visto una partita dell'Inter vinta arrancando. Non ne ho viste, cioè, le uniche due che ha arrancato le ha una persa e l'altra pareggiata. E poi sostanzialmente le altre le ha vinte tutte in maniera netta, e con la Juve l'altro pareggio è stato un pareggio che secondo me ci poteva stare, però è proprio un Inter straripante, difficilmente riesci, sono 38 punti belli pesanti quelli dell'Inter. Perciò, boh, io continuo a vederla come super favorita di questo campionato e vedremo. Sicuramente gli amici e i cugini interisti incroceranno le dita e si toccheranno ovunque. Io però sono della mia opinione. Secondo me, fatemi chiudere queste pagine qua. Secondo me, è un campionato già deciso.
Dai ragazzi, io vi auguro un buon lunedì a tutti quanti, un buon inizio settimana. Ci vediamo più tardi per qualche news o eventualmente per le partite, per i post partita di stasera. Vi abbraccio di cuore, mi raccomando, bel like al video, come dico sempre io. Bye bye.